Lo chiamano il quizzone. Con un misto di paura, scetticismo e sollievo a cose fatte, quasi la parola evocasse un programma televisivo. In realtà si tratta di una prova importante, ma che potrebbe rivelarsi anche un po' un terno al lotto. Ci sono infatti domande su 4 o 5 materie studiate durante l'anno, sulle quali è assai difficile avere una competenza piena, soprattutto in quegli ambiti di studio distanti dall'indirizzo del liceo scelto. Una terza prova, questa, che tra l'altro garantisce, in caso di risposte perfette, ben 15 dei 100 punti totali della maturità, da non prendere quindi sotto gamba. E alla fine, in ogni caso, le impressioni dei ragazzi sono sostanzialmente positive. Credo sia una follia portare tutti i programmi e tutti gli argomenti in un giorno, è impossibile. Le domande comunque erano fattibili, quindi sì, erano semplici, si poteva fare. Era difficile, però penso bene, non lo so, avevo studiato, erano domande difficili comunque, sia di scienze pure di fisica. E abbastanza bene, speriamo. L'importante è che è finito, ecco, quello è l'importante, abbiamo finito gli iscritti, quindi... L'importante è che è finita, incrociamo le dita, basta. Le materie esterne erano un pochetto un disagio, però alla fine è passato il quizzone, dai. Dai, penso di sì, alla fine si riesce a campare, dai, si riesce a sopravvivere. Un po' difficile, un pochino domande troppo specifiche, secondo me, però alla fine plausibile.